devo fare intervista per Budo International. Allora, match equilibrato. Cattivo match, non era in serata. Nonostante tutto, cioè sono partito come al solito, però non ho avuto lo sprint finale. Di solito vado sempre a salire. Non so che è successo, forse ho perso un po' troppo peso. Al peso ufficiale ho fatto 70 e 500, che non ho mai fatto quel peso da quando. Per cui hai sentito proprio un calo, diciamo, sì, non avevo atletico. Non avevo il mio solito sprint. Mi rendo conto che non ho subito colpi gravi a segno. No, beh, è stato equilibrato il match. Non ho fatto, però era un match che dovevo, non dico agilmente portare a casa, però era un match largamente alla portata, ecco. Beh, ma insomma, comunque il verdetto tutto sommato equilibrato, pensi anche tu? Sì, sì, potevo fare molto, molto, molto di più. Questo sicuramente. Ah, dici anche te il peso? Tu hai avuto il peso oggi, anche tu? No, io il peso l'ho fatto, ieri. Ma comunque sono sceso a 70.500. Il peso era fino a 73. E ho avuto un calo repentino di carboidrati e non ho fermato più la discesa del peso. E c'è stato un momento in cui hai pensato invece, soprattutto nella terza ripresa, magari di poter perdere l'incontro? Sì, perché non avevo quello sprint per entrare. Qualche gomitata piena mi era entrata, quindi ho detto a discrezione. Un po' che, da un certo punto ho pensato a discrezione. Eh già. E poi, insomma, alla fine, se ci fossero stati altri due round, come l'avresti vissuta? Dovevo impegnarmi su cose diverse, però paradossalmente potevo lavorarmela meglio. Perché potevi salire. Sì, perché vai a ricostruire l'incontro, no? Eh già, certo. Perché, diciamo, la prima ripresa è stata sostanzialmente un pari e un suo. La seconda ripresa è stata mia. Terza ripresa, pari. Quindi match pari. Certo. Diciamo, o una sua, una mia, insomma, comunque il match pari ci poteva stare. Chiaramente io sto sottotono non per demerito del mio avversario, ma per la qualità della mia prestazione. Nulla togliendo a Bobo, che è un bravo ragazzo e un buon atleta. No, certo. Ha fatto continuità, ha fatto il suo lavoro, io invece stavo iniziando a fare il mio, ma non l'ho concluso. Allora, andate a vedere l'incontro completo su Italia 2, probabilmente va, e sugli altri media. E andate a vedere, se non avete ancora visto, l'intervista a Bobo Hujer, e così fate il paragone diretto nel post match fra siciliani e Hujer. Per cui ti rivedremo dove? Qual è il tuo prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è con questo signore qui. Ecco, questo signore qui, adesso gli chiediamo a Octagon direttamente con lui. Il 24 di marzo. Fantastico, allora arrivederci a Octagon, a presto. Grande. Ciao.